avvolgerà. Il mio ruolo nel Re Leone è quello di Simba, il re. Sì, sono io, Simba. Il mio personaggio è quello di Nala. Nala! È un personaggio molto regale, molto fiera, molto combattiva. E l'amore appoggerà i sogni e la realtà. Fra tutti c'è perfetta armonia e ognuno incanterà. Com'è stato cantare insieme? Beh, cantare con Marco questa canzone è stato un bel destino. Le due voci insieme e i due timbri insieme mi hanno emozionata. In verità non immaginavo fosse così. Io ho un timbro molto più basso in questo pezzo, molto caldo e rotondo. Per dirle che io l'amo dovrei spiegar perché. Fantasmi e luci del passato ritornano da me. Qualcosa mi nasconde, ma io non so cos'è. Perché non vuole rivelare che in lui c'è un vero re. Simba nella prima parte è un po' più giocherellone, rimane sempre un po' più piccolo mentalmente, emotivamente, poi dopo si riprende quello che gli è stato preso, quindi è molto combattivo. Nala, che ci fai qui? Ma non guarda, posso crederci! Dove eri finito? E ti credevo morto! Nala la descriverei come una guerriera, una giovane donna consapevole che in qualche maniera ha un ruolo attivo, e il modo in cui può ispirare tutte le bambine è forse proprio quello di non pensare di essere indifferenti. Timon, Pumba, vi presento la mia migliore amica Nala. Nala, ti piacerà qui, è un luogo fantastico, non si può desiderare altro. È impressionante il livello che c'è in questo rifacimento. Sembra tutto vero, c'è una definizione incredibile di tutto, della piccola mosca che va sul muso di Simba o Scar. Non c'è quella sensazione di digitale, di computerizzato, di in qualche maniera appunto artificioso. E fra voi si poserà.